Qui con Mr. Spilli ci voleva una vittoria per tornare in vetta alla classifica anche in virtù del risultato dell'Olginatese, e i 3 punti sono arrivati anche con una bella prestazione. Sì, diciamo che questo è sempre stato per noi il campo difficile e oggi si è dimostrato tale. E direi che meglio il primo tempo, secondo me, del secondo. Il secondo potevamo gestire meglio la palla, ci è presa un po' la paura di vincere e quindi abbiamo concesso qualcosina in più al nostro avversario, che si è battuto come era giusto che sia, e quindi dà ancora di più valore a questa vittoria, ripeto, in un campo dove io non avevo mai vinto, è la prima volta che vinco qua, e quindi sapevo magari di non poter vincere in maniera limpida. Però ci siamo riusciti a portarla a casa, quindi complimenti ai ragazzi, complimenti a tutti, perché anche nella partita sporca dobbiamo essere bravi ad avere questa mentalità, insomma. Possiamo dire un'altra prova di carattere da parte dei tuoi ragazzi, perché comunque già in varie occasioni quest'anno il risultato è stato tirato fino alla fine, però i 3 punti poi sono arrivati, qui esce il carisma. Sì, anche perché noi ci stiamo giocando qualcosa di importante, quindi credo che le motivazioni poi a un certo punto devono fare la differenza. E insomma, si è visto, noi cercavamo la vittoria. Quando siamo andati sul 2-1 potevamo gestire meglio alcune palle, avevamo la possibilità, avevamo un campo dietro alle spalle della loro difesa, potevamo attaccare meglio alla profondità, un paio di volte siamo andati fuori gioco, potevamo gestire qualche pallone per portarci magari sul 3-1 per poi rilassarci un attimino. Invece abbiamo vissuto con apprensione i minuti finali, però insomma senza mai correre rischio, se non quello nella palla, insomma, che ha attraversato tutta la rietta piccola, lì un piccolo sussulto c'è venuto, ma ripeto, non cancella quello che è stato l'approccio alla partita, che è stato quello di voler portare a casa la vittoria, e comunque sarà così da qui fino alla fine, perché dovremo avere questo tipo di atteggiamento sempre.